Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. A causa delle disposizioni Covid, il trasporto pubblico abruzzese non riesce a soddisfare la domanda. Il presidente di Tua, Giugliante, chiede che si arrivi all'eliminazione del distanziamento sociale. Il servizio di Giuseppe Dintino. Se la domanda superasse il 60%, il sistema di trasporto non sarebbe in grado di garantire il distanziamento senza recare disservizi. A dirlo il presidente del trasporto unico abruzzese, Gianfranco Giugliante. Gli autobus quindi non sono sufficienti per trasportare tutti gli utenti in sicurezza, nonostante la recente disposizione riguardo l'allineamento verticale dei passeggeri, che consente a un maggior numero di persone di salire a bordo. Criticità destinate a diventare più gravi con la riapertura delle scuole. Per questo Giugliante propone di suddividere in turni gli orari scolastici. Ma non solo. Il presidente di Tua chiede che si arrivi all'eliminazione del distanziamento sociale. Le mascherine obbligatorie sono sufficienti, ha dichiarato Giugliante. Insomma, il trasporto pubblico è sull'orlo del collasso e cresce l'esasperazione dei pendolari che si vedono sfilare davanti un mezzo pieno dopo l'altro. E a chi suggerisce di acquistare nuovi autobus, il presidente risponde: saltiamo a piè pari questa indicazione, se non altro, ha spiegato Giugliante, per l'impossibilità tecnica di acquisto sul mercato nel breve periodo. Cambiamo pagina, il PD provinciale di Pescara ha un nuovo segretario, si tratta di Nicola Maiale che questa mattina ha incontrato a Villa De Riseis simpatizzanti e cittadini nel corso del congresso. Paolo Renzetti. Blasioli, tanta gente questa mattina a Villa De Risis per questa prima uscita del segretario provinciale del Partito Democratico. Lei ha lavorato tanto e sta continuando a lavorare tanto proprio nell'ambito del PD provinciale di Pescara. Ci sono volti nuovi e nomi nuovi, si guarda anche al futuro. Ma io lavoro tanto, ma credo che Nicola dovrà lavorare molto più di me e lo voglio ringraziare per aver accettato l'incarico di segretario di federazione perché il compito che lo attende è molto molto difficile. Credo che diciamo, presenza delle persone che ci sono questa mattina qui di sabato mattina vicino al mare c'è una grande voglia di partecipazione, una grande voglia di politica e questa è una cosa importante al di là del partito, diciamo, perché c'è gente che veramente si interessa dopo questa pandemia che ha sostanzialmente cambiato un pochino il mondo da un punto di vista sanitario, da un punto di vista sociale e insomma, in questo periodo ci stiamo accorgendo anche da un punto di vista economico. Il Partito Democratico della provincia di Pescara è chiamato a una grossa riorganizzazione, che è una riorganizzazione che deve tendere naturalmente anche alla conquista, alla riconquista di alcuni centri amministrativi importanti. Abbiamo quattro comuni a settembre, Carpineto, Elice, poi abbiamo Torre de Passeri e abbiamo Civitacoana. E poi abbiamo 15 comuni che si rivoterà il prossimo anno e sono comuni importanti perché dopo appunto Montesilvano, Spoltore e Pescara ci sono i centri più importanti della nostra provincia, tra cui Popoli, Penne, insomma c'è un lavoro difficile che attende il nuovo segretario a cui va il mio augurio e sicuramente anche il mio supporto nel corso di questi mesi. Uno dei lavori che abbiamo deciso di cantierare in questo congresso e per quello che seguirà è quello di creare una comunità forte, unita, unitaria, che si candidi da qui ai prossimi anni a governare Pescara, cercare di governare Montesilvano, Penne, tutti i comuni da dove, diciamo, già dai prossimi anni, l'anno prossimo penso già a Penne, ma anche le amministrative di settembre, in cui si voterà in quattro comuni della nostra provincia, quattro comuni piccoli ma importantissimi, e cercando di tornare ad essere forza di governo. La sua elezione va anche nel senso del rinnovamento e del ringiovanimento del partito. Guarda, io penso che in realtà la vera questione generazionale non sia una questione anagrafica, ma sia una questione di idee. Quindi porteremo idee sicuramente nuove, porteremo sicuramente un modo di lavorare estremamente più dinamico al Partito Democratico in provincia di Pescara. È il momento ora della nostra finestra esterna, cambiamo pagina e parliamo di economia, di sostegno alle imprese. Vediamo come il comune di Canosa Sannita, insieme con il circuito Abrex, si stanno ingegnando per sostenere le imprese del territorio. Per questo andiamo nel comune della provincia di Chieti, da Paolo Renzetti che ha diversi ospiti con sé. Buon pomeriggio Paolo.
Sì, grazie, grazie Andrea, buon pomeriggio ai nostri telespettatori, un saluto a te, siamo, hai detto bene, a Canosa Sannita, nella sala del municipio del piccolo centro in provincia di Chieti, un piccolo centro ma molto attivo e tra poco capiremo il perché, abbiamo anche un po' anticipato quello che è l'argomento in oggetto per questo collegamento. Io presento subito gli ospiti, a fianco a me lo vedete vicino al microfono, il consigliere regionale della Lega Fabrizio Montepara, tra l'altro anche ex sindaco di Orsogna se non erro, e poi alle sue spalle Angelo D'Ottavio, qui di fianco a me è Angelo D'Ottavio, presidente del circuito Abrex, al mio fianco il sindaco, il primo cittadino e padrone di casa di Canosa, Lorenzo Di Sario, e poi più indietro una commerciante, un esercente di Canosa, in rappresentanza anche dei commercianti che utilizzano questa moneta complementare, Martina Picciano. Io direi di partire proprio da Fabrizio Montepara, consigliere regionale, perché proprio lei, Montepara, ha portato in consiglio una proposta di legge per questi circuiti complementari, per l'utilizzo di questi circuiti complementari. Sì, quindi in prima istanza volevo ringraziare naturalmente tutti i colleghi, i consiglieri che hanno condiviso con me questa proposta, l'hanno votata all'unanimità, quindi significa che tutto il Consiglio regionale d'Abruzzo ha riconosciuto in questa possibilità di un circuito alternativo, complementare, di aiuto, soprattutto in questo momento di grave difficoltà economica, come un valido rimedio alla situazione del commercio, ma non solo. La mia proposta nasce perché si vuole dare il giusto riconoscimento alle professionalità, al lavoro, alla persona. Noi non possiamo considerare dei numeri, per cui la banca, la grossa finanza, ecco, ci considera come un accessorio. No, l'uomo ha la sua centralità, per cui io ritengo che era un fatto dovuto. Naturalmente questa è un'opportunità che si dà ai commercianti, ma non solo, ai professionisti, a tutto il mondo economico. In Abruzzo già c'è la realtà, che è la realtà di Abrex, e io quindi ringrazio D'Ottavio, Angelo e tutti i collaboratori che hanno avuto queste idee e da diversi anni ci stanno lavorando, ma io come consigliere regionale mi auguro che altri circuiti nascano, proprio perché nella molteplicità dei servizi, nella possibilità che più persone possano, ecco, offrire qualcosa di alternativo sempre a favore dei cittadini. Questo è il nostro scopo, lavorare perché il cittadino, in questo caso il cittadino abruzzese, veramente possa avere il massimo, ecco, dagli i propri rappresentanti, dai propri commercianti, professionisti, artigiani. Allora andiamo ad ascoltare proprio dalla viva voce del primo cittadino di Canosa, Lorenzo Di Sario, questa iniziativa, perché lei sindaco, lo possiamo dire oggi in anteprima, sta per battere, lo farà tra pochissimi giorni, le monete locali qui a Canosa. Come mai questa iniziativa, perché? Guardi, la verità comunque è che noi qui a Canosa già abbiamo un sistema non completamente similare, però un qualcosa che applichiamo sul recupero della plastica. Noi infatti consegniamo dei buoni a chi immette le bottiglie di plastica, le lattine d'alluminio dentro dei contenitori. Quindi, partendo da questo presupposto, oggi come oggi diciamo che ci vogliamo allargare, quindi abbiamo sposato questa idea che ci è stata gentilmente proposta dalla regione Abruzzo e da Abrex. Lei prima mi chiedeva il motivo. Beh, il motivo è semplice, un po' già accennato il consigliere regionale. Qui già prima del Covid si respirava un pochino d'aria di crisi, poi con il Covid la situazione è peggiorata e quindi il commercio locale ha bisogno di catalizzatori. Dobbiamo inventarci, dobbiamo trovare nuove idee, delle innovazioni che possano riuscire a dare slancio all'economia locale. E quando intendo locale intendo parlare anche, ecco, di questi piccoli paesi dell'interno, tipo Canosa Sannita. Lei prima ha detto che anche se è un piccolo paese però ha idee abbastanza importanti e io la ringrazio, perché poi la cosa corrisponde a verità. Oggi come oggi bisogna inventarsi comunque qualche cosa per
Ecco, non dico per combattere perché non è il termine giusto, ecco, uso un altro termine, per contrastare lo strapotere, per esempio, della grossa distribuzione, che nel giro di poco tempo hanno cambiato proprio i volti dei paesi, specialmente i paesi dell'interno tipo Canosa Sannita. E quindi io personalmente ho sposato subito a priori questa iniziativa, la porteremo avanti a testa alta, con coraggio, perché ci vuole anche un pizzichetto di coraggio e poi anche un pochino di pazzia. Il nome della moneta però non ce lo vuole rivelare? Non lo posso dire perché mi hanno detto di non dire niente, quindi devo obbedire. Allora attendiamo, comunque ringraziamo per averci dato la primogenitura di questa notizia e attenderemo qualche giorno per avere l'ufficialità di tutto questo. Angelo D'Ottavio, circuito Abrex, prego di avvicinarsi al microfono. Presidente del circuito Abrex, ormai sono diversi anni che state lavorando, direi, e bene in Abruzzo per far sì che questi circuiti complementari, in particolare Abrex in questo caso, possa sempre più trovare terreno fertile, e state trovando enti, associazioni che da questo punto di vista stanno abbracciando la vostra idea, le vostre iniziative. Sì, 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 con grande soddisfazione, l'ha detto, insomma, autorevoli rappresentanti delle istituzioni, il Consiglio regionale, il Comune di Canosa Sannita, i commercianti che poi sentiremo, quindi c'è questa rete, questa voglia di fare rete e soprattutto questa voglia di fare rete nei piccoli comuni, che in una comunità come quella abruzzese rappresentano più dell'80% dei comuni. In Abruzzo 251 comuni su 305 hanno meno di 5.000 abitanti. Allora, questo progetto che parte da Canosa Sannita nelle prossime settimane troverà spazio in altri comuni, non solo della provincia di Chieti, grazie a sindaci come Lorenzo Di Sario, coraggiosi e con, forse anche come diceva simpaticamente, con quella vena di follia che serve a guardare oltre. Cioè, se pensiamo di risolvere i problemi della crisi con gli stessi strumenti che l'hanno creata, non ne verremo a capo. C'è bisogno di innovazione. Abrex è una startup innovativa che si occupa di innovazione, di strumenti innovativi al sostegno delle imprese. La nostra passione è sostenere le piccole imprese, però metterle insieme, perché se riusciremo a fare rete, più saremo capaci di fare rete e più riusciremo a raggiungere importanti traguardi. Dottavio, in 30 secondi però è giusto spiegare, per chi non dovesse conoscere bene questo sistema delle monete complementari, che cos'è Abrex? Abrex è uno strumento che permette alle imprese di accedere a linee di credito senza costi, senza interessi, in 24 ore e senza le valutazioni che danno le banche. Ma non è uno strumento antagonista alle banche, è uno strumento complementare a quelli tradizionali. Le imprese in questa comunità possono comprare usando la loro capacità di produzione, quindi comprano in misura direttamente proporzionata a quello che potranno vendere, perché in questa comunità ci sono aziende che effettuano domanda e offerta di beni e servizi, una comunità che cresce in un'economia che ha una rilevanza sociale straordinaria. E chi ha voluto sposare questa idea dell'Abrex è una commerciante qui di Canosa, Martina Picciano, giovane, giovanissima. Come è nata questa idea e come ti trovi a lavorare con il circuito Abrex? Allora, io questa mattina mi trovo qui in rappresentanza di tutti i commercianti del nostro paese e siamo stati ben lieti di accettare e di conoscere questa moneta alternativa che può fare in modo di far crescere il commercio nel nostro piccolo paese. Quindi mi ritrovo qui con l'accettazione di tutti, insomma, ad essere felice e sperare di poter portare più movimento nel nostro paese, ecco. L'obiettivo, come diceva il sindaco, è quello di cercare di battere, di superare, esatto, questo periodo difficile. Esatto, purtroppo ci troviamo in un periodo di crisi e un po' per tutti i piccoli paesi, specialmente i piccoli paesi, quindi dobbiamo fare in modo di essere un paese alternativo e riuscire ad affrontare e a vincere questa crisi che purtroppo ci troviamo ad affrontare, ecco, specialmente anche dopo il coronavirus.
Grazie, grazie a Martina Picciano. Io direi di chiudere tornando al consigliere regionale della Lega Fabrizio Montepara, perché lei è stato primo firmatario di questa proposta di legge, ma io vorrei anche parlare di quello che la Regione, la Giunta regionale sta mettendo in campo proprio a livello della nostra Regione per dare una mano al commercio, alle nostre aziende che si trovano in un momento di oggettiva difficoltà. Tante sono le iniziative, naturalmente abbiamo individuato quelle che sono diciamo, le attività imprenditoriali e economiche più importanti, quindi che va dal commercio per cui, e dalle attività artigianali, per cui daremo dei contributi in base alla perdita di redditività rispetto a aprile 2019 e aprile 2020. Abbiamo dei bandi per le imprese per l'acquisto di attrezzature, in questo perché anche in questo momento di difficoltà e molte imprese stanno investendo proprio perché comunque ci sarà e ci si augura che ci sarà una ripresa. Abbiamo un sostegno alle famiglie, quindi abbiamo fatto il bando per le famiglie in difficoltà e posso dire che la Regione Abruzzo a tutti coloro che hanno fatto la domanda, quindi stiamo parlando di circa 20.000-21.000 domande, a tutte saranno erogate il contributo e così tante altre iniziative. Noi cerchiamo che nel nostro piccolo, naturalmente che i tempi saranno dilazionati perché anche là bisognerà attuare quello che era un'indicazione della dello Stato, cioè quella di recuperare le somme dell'FSC, cioè quindi dei fondi europei, dei fondi nazionali non ancora spesi, quindi fare la revisione di tutti questi fondi e trovare le modalità di erogazione entro l'anno 2020 per evitare di restituire a livello alla comunità europea. Quindi diciamo il lavoro è grande, devo dare un grazie a tutta la struttura regionale, a tutti gli uffici regionali che in pochi mesi dovranno fare il lavoro che invece richiedeva forse qualche anno. Grazie, grazie a Fabrizio Montepara, consigliere regionale della Lega, grazie ancora al primo cittadino di Canosa Lorenzo Di Sario, a Angelo D'Ottavio, presidente del circuito Abrex, e alla commerciante qui di Canosa Martina Picciano per questa preziosa testimonianza. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Canosa è tutto, linea allo studio, a te Andrea. Grazie, grazie Paolo, grazie ai tuoi ospiti. Possiamo proseguire con il nostro TG. Alcuni commercianti del centro di Pescara, in particolare della zona di Via De Amicis e Via Quarto dei Mille, protestano per il problema sicurezza. Al loro fianco il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Vediamo. È una situazione insostenibile, bande di criminali, delinquenti che bivaccano ogni giorno davanti ai negozi, persone che spacciano droga, che delinquono, sono arrivati anche ad atti di violenza, mi hanno anche raccontato delle manifestazioni o atti sessuali in pieno giorno in una fermata dell'autobus di fronte a un negozio, persone che entrano all'interno dei negozi e vomitano all'interno dei negozi, è una situazione veramente catastrofica e incestibile. Allora, quali sono le mie richieste al Comune di Pescara, prioritariamente le forze di polizia? Di istituire un altro presidio fisso della Polizia Municipale anche in questo tratto. Interventi subito, non servono spot che leggo sul giornale, creiamo la nuova squadra speciale dei vigili. Esiste già una squadra speciale, devono fare atti concreti. Questo chiediamo, alle parole vogliamo fatti. L'amministrazione regionale e il Comune di Pescara si sono riempiti la bocca di propaganda e questo è il fallimento più grande sul tema sicurezza del centrodestra che governa Comune di Pescara e Regione Abruzzo. Noi abbiamo un'attività che dovrebbe essere un piacere per le famiglie e i giovani venire a prendere, da noi abbiamo una gelateria, però la sera alle 9 che dovremmo incominciare a lavorare, perché il gelato l'estate si vende più dopo cena, noi alle 9 siamo qua, alle 21 siamo costretti a chiudere perché in quegli orari lì e anche poco dopo già c'è una situazione ingestibile, persone che ovviamente consumano alcolici, persone che consumano sostanze stupefacenti, per non dire altro,
e quindi è un degrado che sta aumentando. Era tutta un'altra cosa 45 anni fa, quando abbiamo acquistato questa casa col sudore del lavoro. Era veramente un'isola felice quel condominio, con tutto l'isolato. Adesso non ci si può affacciare neanche al balcone. Io fino a questa mattina mi stendevo i panni, guardavo sotto, e gente che butta ad esempio la spazzatura l'umido alle 8 di mattina, persone che rovistano dentro quelle le spazzature, persone ubriache che stazionano lì e vanno a fare i loro bisogni, che stazionano sotto quel giardino dove noi non abbiamo un po' i figli li ho portati, ma i nipoti lungi da me di fare una passeggiata in quel giardino. Io vado a Villa Sabuchi per portare i nipoti un po' a passeggio e prendere una boccata d'aria. L'orso bruno marsicano, specie che sopravvive solo in Abruzzo, è a rischio estinzione. Si lavora però per ampliarne l'habitat, nonostante la minaccia rappresentata dall'uomo. Il mammifero è il protagonista del 60° numero di The Rerum Natura. Il servizio. L'orso bruno marsicano è il simbolo dell'Abruzzo selvaggio, purtroppo in via di estinzione e classificato a rischio critico. È a questo affascinante mammifero che è dedicata la 60° edizione di The Rerum Natura, la rivista di informazione ambientale. E oggi presentiamo il numero 60 della rivista The Rerum Natura, che è un contenitore che è riuscito a mettere insieme tutto il sistema delle aree protette d'Abruzzo, non solo i quattro parchi, i tre nazionali e un regionale, ma anche le riserve naturali, ovviamente l'unica area marina protetta che è questa del Cerrano dove siamo oggi. Perciò la rivista da oltre 25 anni cerca di insiste sulla rete in Abruzzo, ma non solo, perché oggi con l'orso poi apriamo anche all'orso polare, facciamo una disamina anche della situazione di questo grande carnivoro meraviglioso. Nel mondo oggi sopravvivono meno di 100 esemplari di orsi marsicani, tutti nell'areale appenninico. Attualmente si sta ampliando l'habitat a disposizione. In quest'ottica assumono un ruolo fondamentale i cosiddetti corridoi ecologici, aree verdi volte alla ripopolazione di alcune specie e alla preservazione di piante ed elementi territoriali. Gli animali non hanno confini e i corridoi mettono in relazione i tre parchi nazionali d'Abruzzo, creando un collegamento dal Molise all'Umbria. Abbiamo all'interno del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga almeno le due esemplari, se non di più. Abbiamo una presenza di avvistamento certo sia sul versante pescarese che sul versante teramano, una presenza peraltro ripetuta e documentata in termini anche scientifici. I prossimi giorni pubblicheremo i dati che sono in corso di elaborazione. L'orso però non è ancora salvo. L'antropizzazione e lo sfruttamento del territorio infatti non danno tregua alla fauna abruzzese, che in parte ha potuto riprendere fiato durante il periodo di lockdown. L'orso deve uscire ancora di più da quelli che sono i confini dello storico Parco Nazionale d'Abruzzo, grazie al quale l'orso si è potuto salvare. Ha bisogno di areali più ampi e quindi a volte viene in contatto con quelle che sono le attività dell'uomo, che è molto presente sul nostro territorio. Ci sono dei modi di convivenza che sono stati sperimentati con ottimi risultati, dobbiamo lavorare da questo punto di vista, quindi chiaramente bisogna rinunciare a tutti quei progetti impattanti che vanno a devastare le aree dell'orso, bisogna tutelare le aree naturali protette che svolgono questo ruolo fondamentale. Tra i progetti impattanti che mettono in pericolo diverse specie protette, quello della paventata centrale SNAM di Sulmona con relativo metanodotto, nonché la proposta di riperimetrazione del parco regionale Sirente Velino, che potrebbe essere ridotto di 8.000 ettari. Dobbiamo capire che noi stiamo tutelando una specie che, di cui rimangono soltanto 50-60 esemplari. Nel momento in cui scompare l'orso marsicano sulle montagne abruzzesi, scompare da tutto il mondo. Abbiamo un'enorme responsabilità e dobbiamo farcene carico. Lo sport, il Pescara non ripete la bella prestazione contro la Juve Stabia e cade a Pisa per 2-1. Oltre alla brutta prova c'è anche la beffa finale. In 10 per l'espulsione di Bettella e Biancazzurri avevano trovato il pari all'89° con una magia di Clemenza, ma una dormita sull'ultima azione dei Toscani ha agevolato il gol partita dell'ex Soddimo. Il servizio.
Sotto la torre il Pescara crolla al 95esimo in 10 e dopo aver pareggiato con Clemenza a tempo scaduto in una gara in cui i biancazzurri hanno giocato piuttosto male, gettando alle ortiche però un pareggio che avrebbe avuto un grande valore alla vigilia della gara di lunedì in casa con l'Empoli. Finisce 2-1 per il Pisa, squadre in campo entrambe con il 3-5-2. Le Grottaglie schiera in difesa Bettella, Scognamiglio e Drudi, mentre a centrocampo Zappa e Crecco sono gli esterni, con Busellato, Castano e Memusciai a completare il reparto centrale con Pucciarelli e Galano in avanti. Fra i toscani a centrocampo a sorpresa gioca Belli, autore del gol del vantaggio pisano per De Vitis. In avanti spazio a Marconi e Masucci, spalti deserti e caldo all'Arena Garibaldi, dove si inizia sotto la direzione di Minelli di Varese. Si parte a buon ritmo ma con tanto equilibrio le due squadre a fronteggiarsi soprattutto a centrocampo. Al 13esimo prima occasione targata Pescara con la punizione calciata da Memusciai che mette palla in area, dove Scognamiglio riesce solo a spizzicare il pallone che finisce di un soffio fuori. Gol mancato, gol subito, visto che sul capovolgimento di fronte arriva il vantaggio toscano con Belli che di testa su cross di Lisi salta praticamente indisturbato mettendo la sfera alle spalle di Vincenzo Fiorillo. Si mette male la contesa per il Delfino che dopo aver preso gol nel primo affondo locale è ora costretto ad inseguire. La squadra di Nicola Legrottaglie cerca di reagire ma la manovra abruzzese è piuttosto confusionaria e soprattutto infruttuosa, visto che l'estremo difensore pisano deve compiere il suo primo intervento al 39esimo su tiro dalla distanza di Zappa. I minuti finali di primo tempo vedono ancora il Pescara spingere ma senza costrutto. Nella ripresa negli abruzzesi c'è Masciangelo in campo al posto di Crecco, cambia la disposizione tattica del Pescara che passa al 4-4-2 con il Pisa pericoloso già al primo con un tiro insidioso di Lisi che chiama Fiorillo alla deviazione in calcio d'angolo. Al settimo si vede Zappa sulla destra con il cross e l'anticipo di Caracciolo che rischia l'autogol. Sugli sviluppi del corner Scognamiglio salta più in alto di tutti mettendo però di testa la sfera sopra la traversa. Spinge il Pescara con il Pisa attendista e che si rivede al 14esimo con Marconi che incorna sugli sviluppi di un angolo mettendo il pallone sopra la traversa. Passano 2 minuti e Bettella rimedia il secondo giallo ed il rosso lasciando così i suoi compagni in 10 uomini. Serata negativa per l'ex atalantino ma anche per diversi altri suoi compagni, con il tecnico del Pescara che effettua un doppio cambio gettando nella mischia Clemenza e Melegoni per Pucciarelli e Castanos. Trascorrono i minuti e l'inerzia del match non cambia con il tecnico abruzzese che poi cambia invece ancora uomini con Maniero al posto di Memusciai e con la formazione ospite in 10 ora sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio. Per Gori è una serata però di quasi assoluto riposo, visto che dalle sue parti il Pescara non si vede praticamente mai fino all'89esimo quando il neoentrato Clemenza si inventa un gol pazzesco dai 22 metri mettendo il pallone all'incrocio dei pali. Pareggio per i biancazzurri che fanno festa e credono di avercela fatta, anche perché i ragazzi di D'Angelo accusano il colpo prima della vera e propria beffa del 95esimo, ben oltre i 4 minuti di recupero assegnati dal quarto uomo con Pinato che se ne va sulla sinistra e crossa per Soddimo che dalla parte opposta praticamente a porta vuota fa 2-1 segnando il classico gol dell'ex che per il Pescara, nonostante una prova opaca, ha il sapore amarissimo della beffa. In casa Teramo sembra rientrare il caso Di Matteo con il laterale che è stato reintegrato nella rosa. Intanto è iniziato il conto alla rovescia per il debutto nei playoff. Il difensore Piacentini e il centrocampista Mungo suonano la carica. Per quest'ultimo c'è anche la speranza di ripetere il cammino vincente di 2 stagioni fa con il Cosenza. Dopo il 7° posto in campionato ci fu la promozione coi playoff. Ascoltiamo. Sicuramente tutti gli anni si può sempre fare meglio, quest'anno non è stato uno dei migliori anni della mia carriera, ma spero tanto di rifarmi nei playoff e di rifarci. No, so che si aspettano tanto e farò di tutto per ripagare i tifosi, e lo staff e tutti. Quindi daremo il massimo nei playoff per passare più turni possibili. Certo, sicuramente siamo quasi nella stessa posizione perché nessuno ci considerava e nessuno credeva in noi e quindi speriamo di poter fare la stessa cosa che abbiamo fatto noi a Cosenza, restando uniti, lavorando bene e pensando partita dopo partita.
inizialmente sembrava di no, che fosse tutto finito, e poi invece abbiamo scoperto verso la fine che ci sarebbe continuato a giocare, quindi non è stato facile affrontarlo, anche dal punto di vista fisico, dicevo, perché allenarsi a casa e non sul campo non è molto semplice. Intanto direi che l'obiettivo principale che ci aveva posto la società è stato raggiunto, anche se magari non come la società voleva, perché voleva magari una posizione migliore in classifica, però l'obiettivo dei playoff è stato raggiunto, e quindi secondo me posso dire che è una buona cosa. Adesso sta a noi poi farci valere sul campo in questi, appunto, in questi playoff. E niente, sì, l'anno scorso li abbiamo sfiorati, ma come sappiamo non dipendeva solo da noi, perché ci doveva essere una concomitanza di altri due eventi, però l'importante sì è che quest'anno siamo arrivati in zona playoff e adesso abbiamo l'opportunità di giocarli. Dopo anni di silenzio, l'ex presidente del Teramo Basket Carlo Antonetti torna sulla scena e lancia l'idea di un consorzio di imprese per rilanciare la pallacanestro. L'obiettivo è ripartire da una Serie B. Vediamo. È stato il principale artefice dello splendido decennio in A1 del Teramo Basket, poi l'uscita di scena nel 2011 e l'onda lunga di una crisi societaria che porterà alla scomparsa del club nell'estate 2012 dopo un'altra salvezza conquistata sul campo. Carlo Antonetti si riprende la scena e si fa promotore della nascita di un consorzio, Amare Teramo il suo nome. Lo scopo? Tornare a dare emozioni con il basket, ridare entusiasmo al tessuto teramano. Ma questo progetto nasce da una motivazione forte, che è quella di cercare di invertire una tendenza che ormai da anni investe il nostro territorio, la nostra città, che è quella un po' di una crisi di partecipazione, di voglia, di entusiasmo, di voglia di competere, di voglia di partecipare, di mettersi in gioco e di entusiasmo, di progettualità. Quindi in questo scenario si inserisce una volontà di cercare di invertire una tendenza che oggi poi è aggravata anche dalla situazione Covid, che tutti conosciamo e che non possiamo dimenticare, ma che ci impone di pensare positivo, di cercare di dare appunto un rinascimento a queste, alla realtà sociale, a quella, diciamo, imprenditoriale della nostra città. Nella mia idea la pallacanestro inizia con essere un elemento, un ingrediente di aggregazione, perché ha una storia in questa città, perché lo sport è aggregazione, è stare rispetto delle regole, è stare insieme, quindi è anche professionalità, è un fatto culturale, sociale e anche di competitività, perché è un valore che noi dobbiamo riprendere anche in questa città. Bisogna essere competitivi, che non vuol dire vincere, ma vuol dire competere, appunto. Da qui a un paio di settimane Antonetti valuterà se ci sono i presupposti per la nascita effettiva del consorzio. È già stato intavolato un dialogo con il presidente del Teramo Basket 1960, Ruscetti. L'ipotesi è che il consorzio possa partire con una Serie B e da lì dispiegare la sua progettualità. Se si dovesse concretizzare questa ipotesi del consorzio e l'ipotesi di una costituzione di una società controllata al 100% dal consorzio, automaticamente penso che sia logico pensare a una Serie B. A breve i servizi che avete visto in questa edizione saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Le prossime edizioni del nostro telegiornale alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.